Ciao a tutti cari e cari, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di tantissime novità, tra la quale, proprio ieri, è uscita la nuovissima palette, la Iconica. Andiamo a vedere in dettaglio di che cosa si parla. Quindi questo, oltre ad essere un video chiacchiericcio, parleremo di questa nuovissima novità e nulla, iniziamo. Io le sopracciglia le ho già fatte perché fuori camera mi vengono meglio. Non che oggi siano venute bellissime, però riesco a concentrarmi meglio, come penso tantissimi di voi. Qualche giorno fa mi è arrivato un pacco da Beauty Bay che avevo acquistato la palette, la... questa? Esattamente. Avevo acquistato questa palette, lo so, non è nuova, però per me è nuova. L'osservavo da tanto tempo, finalmente sono riuscita ad acquistarla. Era appunto scontata su Beauty Bay. E ho detto, quella è l'occasione migliore di acquistarla. E niente, l'ho presa. In solo una settimana è arrivata, quindi fantastico. Devo dire che mi ha davvero, davvero sorpreso. Non lo so, si possono fare qualsiasi tipo di look, la trovo davvero, davvero molto versatile. Comunque, oggi andrò a far ricreare un look con questa palette, nulla di troppo elaborato perché poi penso che rifarò questo look, però pubblicherò solo le foto e metterò un mini video su Instagram. Anzi, se non lo fate ancora, seguitemi su Instagram e io Icon. E nulla, iniziamo. Ho delineato le mie sopracciglia con il correttore di Tarte, lo Shape Tape, nel mio è nella colorazione Fair. E nulla. Per chi non ha capito di che cosa sto parlando all'inizio video, da un paio di giorni che su profili Instagram di noti influencer sono affacciate le loro immagini profilo tendenti al viola. Bene. Tutti ci siamo chiesti che cosa fosse successo e che cosa stesse succedendo, ma non abbiamo avuto risposta per ben 2 giorni. Ieri la novità. Alle 14 sul canale di tutti esce un nuovo video. Intanto io inizio perché sennò non ci spieghiamo più. Quindi, ieri alle 14 esce un video sul canale di tutti questi 16 influencer coinvolti, o comunque come li chiamano loro, Icon. Esce un video dove parla di questa nuovissima palette. Intanto io prendo un colore da sfumatura, questo qui, mischiato a questo, e lo vado a applicare. Quindi stavo dicendo, esce questa nuovissima, questo video dove tutti parlano di questa nuova palette che hanno realizzato loro in collaborazione con un nuovo marchio di make-up che è, quando pare, un nuovo marchio di make-up. Che è Cosmify. Questo nuovo marchio di make-up ha scelto loro 16 influencer che al momento non mi ricordo chi sono, mi ricordo qualcuno come Basic Guy, Alessandro Rati, Demi-T, Eric Iova o Delichicca. E comunque hanno collaborato tra di loro, c'è stato tutto un lavoro dietro e hanno dato vita a questa nuova palette, dove ognuno di loro si è occupato di una colorazione della palette. Io l'ho già acquistata, quindi premetto questo perché comunque attualmente è scontata del 40%, prezzo di mercato 50 ed è scontata 29,40. La palette in questione è questa qui, spero che si veda, me la metto a fuoco, comunque i colori non si vedono benissimo. Però è questa qui. La palette ha un back completamente bianco con la scritta Iconica sopra e il marchio Cosmify. Ah, ecco, qui ci sono altri youtuber come Grace Morgan, Gaia Visco Gilardi, My Vision Beauty. Esatto, al momento non me li ricordavo, ma questi. Dunque, la palette è stata realizzata da un brand totalmente italiano, è cruelty free e vegan free,
Come è scritto sul sito, qui troviamo che la prima palette nata dall'unione creativa di 16 fra youtuber, blogger e influencer. Iconica e composta da 24 colori, dai suoi 13 ombretti matte e gli 11 metalli, super brillanti, è possibile realizzare ogni tipo di look, da quelli di tutti i giorni a quelli più estrosi. E questa è una cosa che ci piace. Con la creatività delle icon Cosmify è nata dall'esperienza e i loro gusti. Quindi, e hanno dato vita ad una nuova palette completa e originale. Iconica e comodissima da portare in viaggio, questo non ci interessa. Comunque, all'interno ha anche un pennellino, piatto e da sfumatura, ed è possibile realizzare un po' tutti i look. Ma andiamo a noi, perché sennò questo trucco non lo finisco più. Io è la prima volta che provo questa palette. Quindi questa è la nuova, no questa, questa è la nuova palette iconica, non vedo l'ora che mi arrivi a casa, speriamo questo, non vedo l'ora di provarla perché soprattutto ho visto che è molto 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 pigmentata, poi essendo creata appunto da loro mi aspetto che sia una bomba. E questo, ma adesso andiamo a noi. Ho detto che l'altro giorno ho fatto arrivare, ho ordinato questa di qui e insieme a questa ho anche preso il fondo di The Ordinary, che oggi andremo a provare e vediamo come si comporta. E poi ho preso il LA Girl Pro Concealer. Li andremo a testare tutte e due e faremo le prime impressioni. E non la mi sono portata un po' avanti perché sennò parlavo e non concludevo niente. E comunque ho detto, ho sfumato questa colorazione qui e questa nella mia palpebra, nella piega della mia palpebra. Dunque, volevo pure dire che ieri qualcuno di loro si è fatto scappare. Intanto io prendo questo bellissimo viola qui e lo applico nella piega. Ieri qualcuno di loro si è fatto scappare, o comunque ha lasciato intuire, che non sarà l'unica uscita, ma a quanto pare è una propria vera collaborazione, io intendo, per una grande linea di prodotti creata interamente da loro. Allora, magari mi sono fatta troppi flash, non so, qualsiasi cosa, ma comunque hanno lasciato intendere questo, almeno qualcuno di loro ha lasciato intendere questo. E non vedo l'ora di scoprirlo, perché comunque hanno detto che ci saranno tantissime novità in arrivo. Quindi lo scopriremo presto e saremo qui di nuovo a riparlarne, perché questa è una linea che mi interessa particolarmente, perché un conto è un marchio che decide di fare dei prodotti e comunque sì, li testano, però non è lo stesso di utilizzarli giorno per giorno o aver utilizzato tantissimi prodotti, come può essere un influencer che ha utilizzato davvero tantissimi prodotti e sa, non professionalmente, però sa il prodotto come deve risultare, come deve essere. Quindi io credo che meglio di loro non potevano creare una linea di cosmetici. Ripeto, sempre mi sto magari facendo troppi film, però secondo me è così. Dunque, detto questo, io sfumo. Faccio lo stesso anche dall'altro occhio. Prendo i marroni di prima e continuo a sfumare questo.
poi, sempre da questa palette, ho preso il nero e sono andato a scurire tutta la mia piega. Presto vi porterò su Instagram un look realizzato completamente con questa palette, probabilmente il messaggio, ispirandomi a questo look che troviamo qui sul pack. Volevo esprimere solo due parole in merito a questa palette come prime impressioni e comunque qualitativamente, però rimangono sempre comunque delle prime impressioni. Allora, quando mi è arrivata e l'ho aperta, intanto non me l'aspettavo, in una settimana vi venne armato del pacco. Comunque, a parte questo, era scontata, se non erro costa sui 40 euro a prezzo pieno, io l'ho pagata 23 euro. Quindi, partendo da questo presupposto, io non so, visto il pack così curato nei minimi dettagli, tutto decorato, anche all'interno c'è questo specchio fantastico, cioè poche palette le trovate così curate nei minimi dettagli, anche il posteriore, è davvero difficile trovare delle palette curate così. Io avevo paura che gli ombretti fossero di una qualità inferiore e quindi ero un po' così, un po' scettico, ma devo dire che mi sono piaciuti e vale i soldi che ho speso. Poi il fatto che mi piace è che puoi creare davvero qualsiasi look. Una cosa che è particolarmente di questa palette è che c'è un bianco e un nero, ed è difficile da trovare un bianco e un nero in una palette insieme a dei colori naturali e a dei colori pop per poter realizzare davvero qualsiasi look. L'unica cosa che a me pare che manca è un argentato, comunque uno shimmer argento su lilla, perché abbiamo qui una specie di oro, quindi secondo me manca quello, però niente da dire. Continuando il look, prendo dalla Magic di Juvia's Place questa colorazione qui, questo shimmer che va sul viola, lilla, non lo so, è fantastico. Lo prendo con il polpastrello e lo vado ad applicare nel centro della mia palpebra. Fatto questo, vado a sistemare un po' le mie sfumature riprendendo i colori che ho già utilizzato. Andremo a correggere le nostre occhiaie con questo correttore di LA Girl. Questa è la colorazione nude, che è aranciata, per andare a correggere le mie occhiaie. Con il correttore, facendo ciò, andremo pure a ripulire dell'eventuale fallout o comunque sfumatura dell'ombretto che magari è indesiderata. Corrette le mie occhiaie, andremo a provare e a testare per la prima volta il fondo di The Ordinary. È il più economico tra tutti quelli che ci sono in commercio. Se non sbaglio è 7 euro e qualcosa. Per 30 ml di prodotto lo trovo conveniente, se fa il suo dovere, quindi adesso andiamo a provare. Fra un paio di utilizzi e vi saprò dire se vi piace, perché come fondo preferito attualmente ho il MAC, lo Studio Fix Fluid, che ha pure SPF 15 ed è pure 30 ml. Dico, la differenza ad occhio c'è, però sono entrambi 30 ml. L'unico fondotinta che è più piccolo che ho io è il NYX Total Control, che è solo 15 ml se non sbaglio, 13 ml di prodotto. Quindi andiamolo a provare. Se non lo apro, il colore dovrebbe essere pure giusto, quindi ora staremo a vedere tutto. Perché quando è arrivato l'ho sbocciato solo nella mano e... nella mano, nel collo. L'ho switchato nel collo, non vorrei che fosse un colore sbagliato. O comunque, non mi importa se è troppo chiaro, l'importante è che non è scuro, perché se è chiaro ricordatevi che potete andarlo sempre a correggere con il contour. Che sia
in polvere, in crema, anche se io per il sorbetto preferisco quello in polvere. Speriamo che non mi fa effetto bianchetto. Trovo molto comodo questo blender perché ha la parte piatta. Io fino ad adesso avevo sempre utilizzato la parte tonda perché avevo solo quella. Da quando ho preso il correttore di Tarte, che insieme nel pacchetto era prevista questa blender e due correttori, i Shape Tape, da scegliere tra le colorazioni, che erano davvero pochissime. Non ho preso sostituto originale per questo, perché sostituto originale o comunque sul rivenditore originale volevano 15 euro, cioè c'era 15 euro di spedizione, sinceramente 15 euro di spedizione. Mi compro un altro Shape Tape o comunque un'altra metà. E quindi l'ho preso su QVC. Vado a riapplicare un po' di correttore per correggere ancora più le mie occhiaie perché sono leggermente grigiastre. Io non so dalla telecamera come apparirò, però non è lo stesso colore, ma è molto simile al mio incarnato. È solo un pelino più chiaro. Sto controllando se farà o non so qualsiasi altra cosa, visto che ho prodotto e non l'ho provato. Ma per testarlo bene dovrò uscirci. A fine video vi darò solo le mie prime impressioni. Adesso andremo a settare tutto con la Civria di NYX, la HD, con un pennello ampio. Io non so voi dalla telecamera come lo vedete, però qui dal vivo è lo stesso colore identico. Quindi una volta fatto ciò mi sto accorgendo che il fondo qui si è andato nella fronte, si è andato tutte sulle righe e mi ha messo in evidenza tutte le pellicine. Me le sta facendo spuntare lui le pellicine perché io non le ho. E anche sul naso. Mentre nella zona qui è ancora buono. E anche qui sul mento mi sta mettendo in evidenza tutte le pellicine. E se ne stanno andando tra le pile. Non lo so voi come lo vedete. Io provo ad avvicinarmi per vedere se riuscite a vederlo nella fronte. È completamente andato sulle pieghe. E sta mettendo in evidenza tutte le pellicine. Vabbè, intanto proseguiamo. È un testo, quindi scopriremo alla fine come andrà a finire. Faccio finta di niente e proseguiamo. Vediamo, proverò a stare un po' così e vediamo se il fondo continua a peggiorare. Prendo la palette di NYX, quella per il contouring, e prendo le due cialde più fredde e con movimenti circolari inizio a fare contouring.
faccio? Prendo sempre dalla stessa palette, lo stesso colore, e vado a fare un... Fatto ciò, vado a prendere sempre dalla stessa palette, lo stesso colore, e con un pennellino da sfumatura, un pennellino da occhi, vado a fare più contorno in naso. Il fondo si sta disintegrando, ma sicuramente gli darò un'altra chance perché comunque lo proverò in altre occasioni, vediamo come si comporta, perché ne ho sentito parlare bene e magari ho sbagliato di qualcosa, non so. Lo riproverò un altro giorno, magari in una diretta, visto, per chi non lo sa, io su Instagram faccio, pubblico un look a settimana. Il sabato solitamente faccio una diretta dove mi trucco insieme a voi prima di uscire, quindi faccio solo la base. Magari lo proverò in quell'occasione, magari vi farò sapere nuove cose, ma attualmente si sta distruggendo. Io non so sempre dalla telecamera se si vede, ma da vicino vi assicuro che si vede. Allora, per fissare la nostra base utilizzo questo di qui, il Make Up Revolution Hyaluronic Fix. L'ho comprato da poco, però non mi ci trovo molto bene, fissa il trucco e anche se c'è scritto che è idratante, non lucida la pelle. Prima utilizzavo il NYX Matte Finish. Sono entrambi i miei preferiti perché comunque... Questo si fissa, però anche se è matte non va a evidenziare nulla del viso. Io ho preferito prendere questo di qui che è anche idratante perché ultimamente ho la pelle un po' più secca e quindi ho paura che quello lì me la secca ulteriormente. Quindi utilizzo questo e andiamo a fissare la nostra base. Base che si asciuga, andiamo a prendere di nuovo la palette e facciamo la riga inferiore e vado a riprendere gli stessi colori di sopra e li vado a rimettere sotto. Perfetto, una volta asciugata la nostra base ho applicato l'ombretto sotto. Vado a prendere l'illuminante che andremo a utilizzare oggi, è questo qui di Make Up Revolution, lo Strobe Highlighter, nella colorazione Lunar. Prendo questo pennello, lo vado a prendere e ad applicare il mio zigomo. Quindi nella parte alta dello zigomo non scendete, non salite, non fate un tutt'uno qua con quella V. Se lo dovete fare dovete spostare la sfumatura da qui verso giù, ma non mettere l'illuminante nello stesso modo qui, come qui, come qui. Perché comunque ad occhio uno non va bene, non è naturale, perché la luce colpisce nel punto più alto, quindi più luce avremo più il nostro zigomo risulterà all'infuori. Poi io lo vado ad applicare anche sul naso, faccio questa cosa che non so se ve la posso consigliare, ma comunque io lo faccio. Lo vado ad applicare nel naso e poi lo vado a sfumare con il mio colpastrello. Perfetto, fatto ciò anche per sbrigarmi e comunque per avere un maggiore effetto. Applicato il nostro illuminante per le labbra andrò ad utilizzare Jeffree Star Velour Liquid Lipstick nella colorazione Celebrity Skin e lo vado ad applicare.
questo colore meraviglioso che è molto simile al colore delle mie labbra, infatti per questo l'amo. Poi in genere a me, almeno attualmente, facciamo così perché è meglio mettere le mani avanti, attualmente non mi piacciono i colori forti sulle labbra, o comunque non mi ci vedo, quindi preferisco applicare un qualcosa di nude. Applicato il nostro rossetto completo con ciglia finte e mascara e ci rivediamo subito. E niente ragazzi, questo è il look completato. Lasciatemi un commento, voglio sapere che cosa ne pensate del mio look e anche della nuova palette. Personalmente sia il mio look che la palette mi piacciono tanto, non vedo l'ora che mi arrivi. E nulla, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati e vi ricordo di seguirmi sul mio Instagram, dove ogni settimana pubblico un look. Grazie e alla prossima.